Mister, un buon test contro una formazione che al momento è una pari categoria comunque. Sicuro, sicuro. Quindi loro sono venuti qui con motivazione sicuramente superiore alle nostre, perché volevano farsi vedere, perché vogliono dimostrare che sono una squadra di Serie B. A me è piaciuto l'atteggiamento, nel senso che volevamo ottenere un risultato, poi che sia stato di vittoria, mi ha fatto qualche sbavatura, vuoi perché molti giocatori ancora non avevano i 90 minuti, i giovani ne abbiamo messi dentro tanti, sono stati bravi, e quindi questa mentalità di ottenere il risultato è importante. Dobbiamo migliorare su tante cose, sul palleggio per esempio da dietro, specialmente quando giochiamo a tre, ma per caratteristiche non è che potremo migliorare tantissimo, potremo perfezionare qualcosa, però sono contento. Marco Rossi si è ripreso il Perugia, sembrava che dovesse partire invece lei, o meglio Marco Rossi l'ha convinta a farlo rimanere. Felipe e Taddei possono essere due rinforzi per questa squadra? Rossi è stato molto bravo, Rossi ha dimostrato di essere un grande giocatore, può giocare terzino, può giocare difesa 3, può giocare a 4, oggi quando l'ha messo a 4 e nel suo ruolo naturale ha fatto veramente delle ottime cose. Felipe e Taddei dovranno piano piano cercare di aumentare il ritmo, aumentare il minutaggio. Come ho detto, poi nel calcio non succede niente. Io adesso li consiglio dei miei giocatori che devono migliorare su determinate cose, cercherò di dargli gli input per migliorare. Due parole sui giovanissimi, Drolet e Zebli, sono pronti per dare una mano a questa squadra in Serie B? Sono pronti per allenarsi con noi, per dare una mano in allenamento, per dare una mano anche se nel momento opportuno l'allenatore riterrà opportuno di farli giocare. L'importante è non creargli aspettative più di quelle che c'hanno. Drolet ha dimostrato oggi di avere delle doti importanti. Mi è piaciuto moltissimo anche Zebli, dico la verità, e da lunedì si allenerà con noi, perché è un giocatore che ha delle caratteristiche che noi non abbiamo e lui è giusto che ce le porti. E quindi se noi non gli sappiamo attenderli quando faranno degli errori, che è normale nella gioventù, bisogna saperli attendere, e sapremo non esaltarli quando faranno delle grandi prestazioni, sono convinto che una mano al Perugia la diano.